Matteo Soragna, secondo anno alla Beccaria Piacenza, quest'anno hai preso anche i gradi di capitano. Come mai questo ruolo che l'anno scorso non era tuo, quest'anno lo diventa? Ma sono cose che si parla, di cui si parla con l'allenatore anche. Quest'anno Furio mi ha chiesto se potrebbe andare bene, ovviamente insomma, ormai sono tanti anni che rivesto questo ruolo, non cambia niente da una serie all'altra, da una squadra all'altra. L'importante è essere un punto di riferimento tra la società e la squadra. Tu sei uno di quelli che vive il passaggio dalla passata stagione a questa. È stato un inizio difficile, però i passi avanti si sono già visti. Non è stato facile, è vero, all'inizio dobbiamo mettere a posto qualche cosa, dobbiamo sicuramente lavorare molto per mettere a posto ancora tantissime cose, però insomma la strada è lunghissima, non dobbiamo farci prendere dall'ansia di non fare le cose tutte bene adesso, sicuramente però dobbiamo migliorare e tanto. Tu hai subito un'operazione al polso, tanto come stai e quali pensi siano i tempi di recupero? Sta andando avanti, ovviamente il polso è un po' una bestia perché non ti perdona niente, quindi bisogna rispettarlo molto dal punto di vista del dolore e del movimento, però stiamo lavorando bene, quindi servirà ancora un po' di tempo, ma ce l'avevano detto che sarebbe stata lunga. Tu hai vissuto questo precampionato dalla panchina, ti sei allenato in settimana magari, ma non sei riuscito ad andare in campo con i ragazzi, domani si inizia prima di campionato, cosa ti aspetti da quella partita, cosa pensi di vedere dai tuoi compagni? Sarà una partita difficile perché in precampionato ci abbiamo perso, però insomma serve una reazione proprio per quella sconfitta pesante che abbiamo subito al torneo, quindi insomma mi aspetto che ci sia una grande reazione, che ci sia quella voglia di far vedere che si sono fatti dei passi in avanti. Ecco, un tifoso di Piacenza dovrebbe venire perché? Perché ci divertiremo, perché è bello venire al palazzo, l'atmosfera è stupenda, portate anche le famiglie perché Piacenza è anche questo, è basket per le famiglie.